Benvenuti all'Exma, in questa bellissima cornice ho portato più di 70 opere, tante delle quali sono originali che sono riuscito a portare dai miei archivi negli Stati Uniti. Ho la fortuna di poter mostrare tante delle mie produzioni a Cagliari, che è più praticamente il posto da cui sono partito. Abbiamo diviso con la curatrice Simona Campus la mostra in varie sezioni, varie produzioni, quindi chi viene a vedere la mostra ha l'occasione di passare in diversi ambienti, in diverse stanze dove sono poi appese e rappresentate le varie serie pittoriche. Qui ci troviamo nella stanza di Alice, dove ci sono le mie care. Iniziamo con uno specchio intarsiato in legno fatto con l'albero della vita che ha rappresentato la mia produzione negli ultimi anni. E poi invece questa è una produzione a me cara con Lei è Mela, è una delle quattro donne tutte dipinte a olio su tela con cui mi sono cimentato a partire dal 2017. E poi qua a sinistra ci sono due delle tre Alice che invece ho creato digitalmente, poi stampato su tela e abbellito a mano, che rappresentano lo spirito, l'anima un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma che poi dicono anche molto di più di quello che è il mio percorso artistico, anche umano. Dopo tanti viaggi ero strafelice di tutto quello che avevo raggiunto, sia personalmente che anche lavorativamente come artista, però la verità è che vivere in una grande città, in un posto che non ti dà tanta qualità di vita, ti penalizza in tanti modi. Uno, secondo me, anche nella produzione artistica, un artista per essere veramente vero con se stesso e responsabile di quello che sta creando, deve trovare una dimensione di qualitativa, sia per quanto riguarda la ricerca del silenzio, nei momenti vuoti della giornata, passare del tempo da solo a pensare, a concentrarsi nella produzione artistica. Così ho deciso di tornare in Sardegna, che è stata una decisione felicissima. Adesso mi sono trasferito a Cagliari, ho incominciato a vivere con la mia bellissima famiglia, ho avuto una bambina 3 mesi e mezzo fa. La paternità mi ha preso giusto, 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 nel senso che sono felicissimo di essere diventato padre, di avere una famiglia, di potermi gestire i tempi della giornata nella maniera sarda, non nella maniera newyorkese, perché a New York non avevamo neanche tempo di andare a prendere un caffè da un amico e soprattutto avevi troppe distrazioni e tante cose a cui badare per essere sicuro che di poterti sostentare, insomma. Troppi viaggi, troppe distrazioni, troppe energie, alla fine ti rubano tanto invece di quello che è il tuo vissuto personale, di quello che puoi invece creare e dare come artista.